siamo arrivati fondamentalmente a costruire questo diagramma, dove ci siamo ricavati il lavoro di palettatura che viene ceduto da una girante al fluido che la attraversa, girante costituito da un numero finito di pale, z pale abbiamo detto, l'andamento lineare in funzione di quella che è la portata, aperta, decrescente, crescente, oppure lavoro proprio scambiato costante, seconda se abbiamo a che fare con palettature rivolte all'indietro, in avanti, oppure palettature di volta. Ora, questo è il lavoro che viene ceduto dalla girante al liquido, e sappiamo però che il fluido attraversando la nostra macchina subirà delle perdite, in particolare focalizziamo l'attenzione sulle perdite di palettatura, in cui in realtà questo non coincide con quella che è l'energia meccanica effettivamente ricevuta dal fluido, che sarà un po' minore del lavoro di palettatura scambiata. Quali perdite dobbiamo considerare? Beh, se quindi non interessa quello che è il lavoro ideale specifico dell'energia meccanica effettivamente ricevuta dal fluido, questa sarà pari al lavoro di palettatura meno, abbiamo detto, consideriamo le perdite di palettatura. Le perdite di palettatura a suo tempo noi le abbiamo legate fondamentalmente per una macchina che elabora, una macchina idraulica, le abbiamo legate agli effetti dovuti alla viscosità, agli strati limite. Abbiamo detto distinguiamo le perdite per interazione tra fluido e le superfici bagnate, che le possiamo intendere proporzionali al quadrato della velocità una volta che definiamo la geometria dei nostri condotti, e quindi le possiamo ritenere per una macchina idraulica proporzionale al quadrato della portata volumetrica che attraversa la stessa macchina. E poi abbiamo parlato delle perdite che abbiamo detto cosiddette di urto, nel senso in realtà sarebbe meglio dire le perdite sempre dovute alla presenza degli strati limiti per imbocco dei condotti. In questo senso abbiamo detto che le riteniamo minime, in questo caso io le ho approssimate a zero, se il flusso imbocca in maniera perfetta il condotto, quindi non deve né accelerare né decelerare, o meglio, non deve cambiare la propria direzione quando sta entrando nel condotto, perfettamente guidato. Le riteniamo quindi minime o addirittura nulle quando il fluido, la macchina sta lavorando in condizioni di progetto. Abbiamo ragionato un po' sopra nelle lezioni scorse, abbiamo detto ok, se la portata si discosta da quella di progetto, i triangoli delle velocità si modificano di conseguenza e quindi avremo delle incidenze diverse da zero quando il nostro flusso entra, ad esempio, in bocca a un condotto rotorico, e quindi sorgono queste perdite. E le riteniamo proporzionali proprio al quadrato della differenza tra la portata di funzionamento e la portata di progetto, QN. In realtà vi ricordate, dovremmo distinguere se questo imbocco comporta un'accelerazione o una decelerazione del flusso. Le imbocchi con decelerazioni sono più gravosi rispetto agli imbocchi con decelerazioni. Noi semplifichiamo, quindi assumiamo un andamento parabolico, assumiamo questo K, una costante che dipende solo dalla geometria delle macchine. Quindi, in definitiva, le perdite dette di attrito legate al valore della portata saranno a zero quando la portata elaborata dalla macchina è zero, cresceranno appunto in maniera parabolica con il quadrato di Q man mano che aumenta la portata. Viceversa, in questo caso io ho segnato zero le perdite per urto quando la macchina funziona al punto di progetto. Se la portata si discosta in più o in meno da quella che è la portata di progetto, cominciano a manifestarsi queste perdite dovute al fatto che il flusso ha un'incidenza diversa da zero quanto fondamentalmente. Quindi l'energia meccanica effettivamente guadagnata sarà pari a LP meno la somma di queste perdite Z totali. Facciamo il caso di una girante con pale rivolta all'indietro, che è quello più classico. Andiamo a sottrarre al lavoro di palettatura quelle che sono le perdite di palettatura, otteniamo alla fine l'andamento della curva caratteristica della macchina. Questo discorso lo possiamo ripetere sia per una macchina
sia se la macchina ha pale rivolte in avanti o pale radiali, ottenendo quindi una serie di curve caratteristiche. Vedete quella in realtà più ripida è proprio quella che caratterizza la curva caratteristica Y o H prevalenza a questo punto in funzione della portata volumetrica. Quella più ripida ovviamente l'abbiamo nel caso di macchina con pale rivolta all'indietro, perché già lì partiamo da una caratteristica teorica che siccome il lavoro di palettatura ha scambiato che è decrescente. Già conoscete bene questa curva caratteristica, l'avete vista al corso di macchine da allenare. Dopo il funzionamento delle macchine, oltre se facciamo il rapporto tra quella che è diciamo, la prevalenza effettiva che la macchina è in grado di darci e quella che è la prevalenza corrispondente al lavoro di palettatura, in questo caso otterremo, per l'approccio che abbiamo seguito, un rendimento di palettatura della macchina. Se vogliamo stimare la potenza effettivamente scambiata, vi ricordate, dobbiamo introdurre tutte le perdite interne, quindi anche le perdite per attivo del disco, le perdite per fuga che maggiorano quella che è la portata elaborata della girante, e in questo caso alla fine otteniamo la vera e propria curva caratteristiche della macchina, che oltre a esprimere la prevalenza che riusciamo a ottenere in funzione della portata, esprimono anche la potenza assorbita dalla macchina. Vabbè, qui vi ho riportato un esempio di curva caratteristica dimensionale, diverse caratteristiche di una stessa macchina ottenute al variare del numero di giri con i rendimenti che ci possiamo aspettare. Abbiamo ragionato in termini dimensionali, è facile nelle cose in cui ci siamo messi andare ad adimensionalizzare la curva caratteristica della nostra pompa. Se partiamo da questa espressione, lavoro di palettatura per una girante a Z pale lo prendiamo da quello a una girante con numero infinito di pale e andiamo di nuovo a dividere per 1 più P, dove P è il fattore di Flyder che dipende soltanto dalla geometria della macchina, da come si fa. Quindi abbiamo detto che ieri è costante questo fattore. Se mettiamo in evidenza Q con 2 alla seconda, otteniamo 1 meno C2M, velocità meridiana al bordo in pressione all'uscita del conduttore rotondo, fratto con 2 per la cotangente dell'angolo costruttivo della pala beta 2G, diviso 1 più P, ma non niente. Dividiamo entrambi i membri per la velocità di trascinamento al quadrato, otteniamo LP, il lavoro di palettatura scambiato fratto U2 alla seconda, pari ad 1 meno C2M su con 2 per la cotangente di beta 2G, dove come al solito, almeno per questo tipo di macchine, l'angolo beta lo misuriamo rispetto alla direzione vertica, in questo caso lo stiamo considerando quest'angolo definito come beta, l'angolo al punto interno al nostro triangolo delle velocità costruite per, nel caso di una macchina con pale rivolta all'indietro. Questo in realtà è il coefficiente di lavoro dimensionale che abbiamo introdotto quando abbiamo studiato la similitudine, pari ad 1 meno il rapporto tra la velocità meridiana e la velocità di trascinamento e il coefficiente di flusso che abbiamo introdotto quando abbiamo affrontato la similitudine, quindi otteniamo la caratteristica adimensionale che descriverà almeno in termini di lavoro scambiato, lavoro di palettatura, descriverà tutta quanta la famiglia delle macchine che stiamo studiando. Giusto una notazione, se facciamo riferimento al triangolo delle velocità, facciamo sempre l'ipotesi che alfa con 1 sia pari a 90 gradi, per cui è vero quella questa espressione del lavoro di palettatura,
con 1,90 gradi da quello di parietta 2, secondo la formulazione di diretta di Eulero, è U2 per C2U. Quindi il coefficiente di lavoro è pari al rapporto tra la componente periferica della C con 2 e la velocità di trascinamento U con 2. Il coefficiente di flusso è la componente meridiana della C con 2 fratto la U con 2, se facciamo il rapporto tra i due coefficienti dimensionali, ad esempio coefficiente di flusso sul coefficiente di lavoro a dimensionalità sul coefficiente di lavoro, otteniamo C2M su C2U ossia facciamo riferimento a questo triangolo C2M su C2U la tangente dell'angolo alfa con 2. Se fissiamo i parametri dimensionali, in realtà stiamo fissando gli angoli del nostro, dei triangoli delle velocità. Macchine che lavorano in punti corrispondenti sono macchine, appunto, vi ricordo, che lavorano in condizioni di similitudine cinematica, cioè i triangoli delle velocità che si formano sono tutti quanti simili tra di loro, proprio perché se i punti sono corrispondenti i parametri dimensionali hanno lo stesso valore e quindi gli angoli avranno lo stesso valore. Noi qui l'abbiamo visto per questo caso particolare, abbiamo detto che questo è valido in generale e quindi in realtà la similitudine si estende geometrica, cinematica e anche dinamica, perché quando trattiamo la similitudine assumiamo anche che i rapporti tra le forze in gioco siano le stesse, in particolare in questo caso il numero di Reynolds perlomeno sia tale che il flusso è completamente sviluppato. Ora, questo in realtà è la cosiddetta caratteristica teorica, esprime il coefficiente di lavoro, cioè il lavoro di parettatura dimensionalizzato in funzione del coefficiente di flusso. Se vogliamo passare alla caratteristica effettiva, allora dobbiamo introdurre il coefficiente di carico, ossia l'energia meccanica ricevuta dalla macchina, definiamola in questo modo, fratto U2 alla seconda. Ci ricordiamo che Y è LP meno Z tot fratto U2 alla seconda. Le perdite di carico sono, come abbiamo detto prima, proporzionali una parte al quadrato della velocità, una parte alla differenza tra la velocità effettiva e quella nominale di funzionamento. Ma se adimensionalizziamo, l'analogo della portata è il coefficiente di flusso. Quindi ci aspettiamo, ed è così, che se esprimiamo in termini adimensionali le perdite di carico che abbiamo nell'attraversamento della nostra macchina, le perdite di palettatura, se andiamo ad adimensionalizzare le perdite di palettatura, una parte, quella dovuta all'interazione fluido-parete, saranno adimensionalizzate, saranno proporzionali al coefficiente di flusso al quadrato, così come le perdite dimensionali sono proporzionali al quadrato della portata, le perdite per urto adimensionalizzate saranno proporzionali alla differenza tra il coefficiente di flusso effettivo a cui sta funzionando la macchina meno quello per cui è stato progettato, tutto elevato al quadrato. E quindi otteniamo la caratteristica adimensionale della macchina che esprime la dipendenza tra coefficiente di carico e coefficiente di flusso. Caratteristiche, vi ricordate, ci siamo calcolate ad esempio in un esercizio qualche lezione.
abbiamo introdotto all'inizio del corso il grado di reazione, o meglio l'abbiamo richiamato, noi abbiamo introdotto un grado di reazione cinematico come rapporto tra il lavoro di reazione e il lavoro di valutatura. Stabilito positivo il lavoro che entra nel fluido, che viene scelto dalla macchina al fluido, il lavoro di reazione si compone di una un'aliquota associata alla variazione dell'energia cinetica relativa, che sarà, in realtà andrà a diminuire nei nostri condotti rotorici, che dovranno essere divergenti, quindi, in maniera da rallentare il fluido, e di una somma dovuta alla variazione del potenziale, di un'aliquota dovuta alla variazione del potenziale centrifugo, che ci dà un bel contributo in realtà al funzionamento delle nostre macchine, fa sì che si raggiungano la capacità di scambiare buoni lavori ed altri. Se vi ricordate, abbiamo visto, io vi ho detto che il grado di reazione è particolarmente importante per le macchine assiali, e per un assiale motrice l'abbiamo legato a quella che è la forma della pala, perlomeno sotto una serie di ipotesi. Lo stesso identico discorso in realtà lo si può fare anche per le macchine radiali, perché se vi andate a rivedere gli appunti, in realtà lì semplicemente tutto il ragionamento era basato sul triangolo delle velocità. Lo possiamo ripetere pari pari per una macchina radiale. Possiamo esprimere il lavoro di reazione ragionando sul triangolo delle velocità e sui vari componenti. Ripeto, la dimostrazione è identica a quella che già abbiamo fatto a suo tempo, quindi non la ripeto, ve l'ho riportata sulla slide. Possiamo esprimere il lavoro di reazione in questa forma, pari, nelle ipotesi, alfa 1 uguale 90 gradi e velocità mediana costante, che erano le stesse identiche ipotesi che abbiamo fatto quando abbiamo parlato delle macchine assiali. Lì io avevo ipotizzato in realtà l'angolo alfa 2 per 90 gradi, scarico assiale. Qui invece sto ipotizzando che l'ingresso al condotto rotorico sia assiale, come spesso abbiamo detto che succede nel caso delle macchine, delle nostre pompe centrifughe. Possiamo riportare il lavoro di reazione in questa forma, esprimendolo come U2 per C2U, che non è altro che il lavoro di palettatura ancora una volta, stante l'ipotesi che alfa 1 è 90 gradi, per 1 meno questo rapporto dimensionale C2U su 2U2, che abbiamo appena visto essere null'altro che in realtà il coefficiente di lavoro dimensionalizzato. Quindi ancora una volta possiamo legare il grado di reazione cinematica al coefficiente di lavoro. In particolare ci viene che il grado di reazione cinematico è pari ad 1 meno psi fratto 2, coefficiente di lavoro fratto 2. Se questo coefficiente di lavoro vale 1, il grado di reazione cinematico vale 0,5, ma se questo coefficiente di lavoro vale 1, C2U è nelle ipotesi in cui ci siamo messi psi per U con 2, la C2U è proprio pari a U con 2, allora il triangolo delle velocità con cui abbiamo a che fare sarà un triangolo rettangolo. La W è ortogonale alla U. Quindi, semplificando, triangolo rettangolo è quello che nelle ipotesi di congruenza del flusso ci aspettiamo avere nel caso di girante a pari diritti. Sappiamo in realtà che poi non c'è esatta congruenza tra flusso e direzione della pala, ragionare un attimo poi, quindi per ottenere all'uscita della macchina una W ortogonale alla U e quindi grado di reazione cinematico pari a 0,5, ragionate voi su come deve essere fatta la forma della pala. Se è un po' rivolta in avanti o se è un po' rivolta all'indietro. Se il coefficiente di lavoro è minore di 1, il grado di reazione cinematico sarà maggiore di 0,5, la C2U sarà minore di U con 2, e ne consegue che quest'angolo beta 2, per come io l'ho definito, sarà un angolo acuto, caso che associamo al
alla geometria macchina con pale rivolte all'indietro. Sì, maggiore di 1, viceversa, il diodo di reazione cinematico diventa inferiore a 0,5, la C2U diventa maggiore della U con 2, beta 2 diventa maggiore di 90 gradi, abbiamo un triangolo ottusangolo, caso di macchina con pale rivolte in avanti, esemplifico. Quindi in realtà le macchine con pale rivolte all'indietro sono quelle caratterizzate comunque con beta, mi portano ad avere angoli beta 2 minore di 90 gradi, sono quelle caratterizzate da grado di reazione cinematico maggiore di 0,5. Siccome il grado di reazione cinematico esprime appunto il contributo, quanto pesa il lavoro di reazione rispetto al lavoro di palettatura globalmente scambiato, significa che più questo angolo beta 2 diventa piccolo rispetto a 90 gradi, semplificando sempre, più la pala è rivolta all'indietro, più in realtà la girante cede energia meccanica al fluido, principalmente facendone crescere la pressione più che facendone aumentare l'energia cinetica. Perché noi il lavoro di palettatura, se ricordiamo la formulazione diretta di Eulero, cinematico diventa alto, più questo termine è importante rispetto al termine di reazione, più significa che io il lavoro di palettatura lo sto cedendo al fluido, facendone aumentare direttamente la pressione. In termini energetici, più questo termine lo sostituisco con un delta P su rho più le perdite delle reazioni di energia. Viceversa, più il grado di reazione cinematico tende a 0,5, caso delle pale radiali, tra virgolette, o addirittura andiamo più su, più diventa importante l'incremento di energia cinetica che il fluido ha subito attraversando i condotti rotorici. Energia cinetica che poi dovrà essere convertita in pressione nel successivo diffusore che è posto a valle dei condotti rotorici, nella parte statorica. Allora, normalmente si dice le pompe centrifughe e anche quelle che lo schemi che abbiamo visto sono macchine in cui molto spesso non c'è una vera e propria parte statorica palettata a valle della girante. Il fluido lo si rallenta direttamente nella voluta di raccolta. Molto spesso non c'è neanche un vero e proprio diffusore anulare come vedremo nei compressori centrifughi. Allora è la stessa cassa che raccoglie il fluido all'uscita della girante che grazie a un giusto andamento delle sezioni tende a rallentare il flusso, recuperando energia cinetica in pressione, convertendo energia cinetica in pressione. In realtà questo dipende molto da quello che è il grado di reazione cinematico per cui è stata progettata la macchina. Se effettivamente questo è molto alto, 0,8-0,9, ok, sarà così. Proprio perché in realtà c'è poca, in tutto sommato c'è poca energia cinetica da recuperare, tra virgolette, rispetto al totale scambiato. Già nel rotore è stata molta energia meccanica, è stata direttamente convertita in pressione. Se ci avviciniamo a una forma radiale, invece comincia a essere da valutare il fatto che c'è tanta energia cinetica che deve essere convertita in pressione, forse è meglio farlo con un diffusore palettato in maniera da guidare in maniera opportuna questa diffusione del flusso, questo rallentamento del flusso. Ok? A
abbiamo visto che il numero trinomio di Pale comporta una deviazione del fluido, del flusso all'uscita dei condotti rotorici, che in realtà penalizza la capacità della macchina di scambiare lavoro. Attenzione, se non consideriamo questa deviazione, la girante sarebbe sottodimensionata, perché le attribuiremmo una capacità di scambiare lavoro che in realtà non ha. In questo senso è chiaro che più aumentiamo il numero di pale e meglio è guidato il flusso. Il diagramma di Buseman che già abbiamo visto ieri, cioè, quindi questo termine, la variazione tra la CU, la componente periferica della C2 effettiva per il caso di numero di pale Z rispetto a quella che ci aspetteremmo nel caso di numero di pale infinito o di flusso perfettamente guidato, man mano che Z cresce, in realtà questo termine tende a diminuire. Quindi a parità di dimensione della girante, a parità di angolo costruttivo della pala, questa è più capace di trasferire il lavoro. Quindi in questo senso sembrerebbe conveniente andare a realizzare giranti con il numero di pale più alto possibile. In realtà poi vediamo le pompe, abbiamo sempre a che fare con 6, 8 pale, 10 pale, questi ben male sono i numeri che torno a fare 5. Perché? Perché più pale vado a mettere, più aumento le superfici bagnate, più aumento le perdite di strato limite. Allora, la scelta del numero di pale è un compromesso alla fine sostanzialmente tra queste due esigenze, stando attenti poi a non esagerare troppo nel senso inverso, perché allora ogni pala dovrebbe scambiare troppa potenza con il fluido stesso, quindi si potrebbero incorrere in quei problemi di distacco dello strato limite, di eccessivo carico della pala, che analizzeremo meglio poi nelle macchine assiali, ma che già potete capire vedendo tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Se la pala scambia un'azione con il flusso è perché lo deflette, ne cambia la direzione. Se io voglio scambiare più azione, che sto diminuendo il numero di pale, quindi ogni pala è soggetta a un maggiore carico, essa dovrà in qualche modo aumentare le azioni scambiate, deflettere maggiormente il flusso che ha attorno, quindi ci sono più rischi poi di andare incontro al problema di strato limite distaccato. In realtà neanche si può esagerare troppo nell'altro senso. Alla fine, in realtà, a seconda delle applicazioni dei disegni, c'è un numero ottimale di pale da utilizzare. Come potete vedere qui, questi diagrammi ci danno, il riporto in forma qualitativa, ci danno come fare la prevalenza al variare del numero di pale. Man mano che il numero di pale cresce, la prevalenza aumenta sempre. Non è lo stesso invece per l'efficienza, che bene o male la si raggiunge per un numero di pale pari a 0. In realtà poi è chiaro che date le specifiche di progetto, siccome io devo raggiungere comunque una certa prevalenza, se cambio il numero di pale dovrò cambiare anche la forma costruttiva della macchina, quindi è difficile fare paragoni se non consideriamo anche questo. Quindi fondamentalmente bisognerebbe scegliere un numero ottimale di pale in base, che dipenderà, appunto sarà una problematica di progetto individuare il numero giusto di pale. Nella pratica costruttiva, ad esempio, si utilizza molto la relazione di Fleiterer, proposta da Fleiterer, che lega il numero di pale ottimali da utilizzare per una certa girante ai diametri di 2 e di 1 e alla agli angoli costruttivi della pala beta 1G e beta 2G misurati secondo le convenzioni che abbiamo utilizzato fino adesso. Noi nella nostra esercitazione avremo cura, andando a scegliere il numero di pale, ci andremo a confrontare poi con questa relazione di pale. La pala ovviamente deve essere disegnata secondo un approccio monodimensionale. Noi possiamo vedere la pala come una sorta di traiettoria seguita da un elementino di massa che entra alla stazione 1 nel condotto rotorico, esce alla stazione 2 nel condotto rotorico,
quando dovremo disegnare la pala noi conosceremo in realtà già quali sono gli angoli costruttivi beta 1G e beta 2G della pala, avremo il problema di individuare una traiettoria che porti questo elemento di fluido o comunque secondo cui disegnare la pala in maniera da avere un angolo di imbocco proprio pari all'angolo geometrico costruttivo beta 1G, un angolo di uscita pari a beta 2G. Ci sono diversi metodi per tracciare questa traiettoria, noi lo faremo per punti. Ora, potete sempre immaginare la linea media della pala piuttosto che la linea media del condotto, ragioniamo sulla linea media della pala, come una curva di cui descritta da una funzione che possiamo esprimere, in questo caso ci conviene esprimere rispetto a un riferimento polare in cui il polo è posto sull'asse della macchina. Nel momento che facciamo riferimento a un elementino di traiettoria, a un elementino di massa che percorre questa traiettoria, che a un certo istante A punto di inizio della traiettoria e arrivando più in fondo a un punto B, punto di fine della traiettoria. A un certo istante T si trova nel punto P, che se ragioniamo in coordinate polari avrà coordinate R e pari alla distanza dal polo e una certa anomalia Φ rispetto a quello che è un riferimento che prendiamo per contare, per misurare gli angoli. In un elementino di tempo, nel tempo infinitesimo del t, si sposterà di ds lungo questa sua traiettoria, passerà dal punto P al punto P', quindi passerà da coordinate R e Φ a coordinate R più R, Φ più d Φ, ossia facciamo di farlo simile a quella. Spostandosi lungo la traiettoria, raggiungerà un punto più uno e in realtà si troverà a una distanza R più DR dal polo A, la massa della macchina. Sarà Φ più d Φ, contemporaneamente si sarà spostato con dr e si sarà spostato con d Φ nel nostro riferimento. Stiamo trattando di spostamenti infinitesimi. Io posso confondere l'arco di cerchio con il segmento che lo sottende. Quindi traccio qui la perpendicolare T
primo t sarà proprio dr. Stiamo parlando di uno spostamento infinitesimo, sarà tangente, quello spostamento in realtà andrà a giacere proprio sulla direzione individuata dalla velocità relativa W, che è il flusso A nel punto P. Esso si sposta lungo questa traiettoria perché ha una velocità relativa W, quindi lo spostamento infinitesimo avverrà proprio nella direzione individuata da W. Questo per noi, per la nostra convenzione, è l'angolo beta, l'angolo che la velocità relativa forma con la direzione perpetua. L'equazione differenziale che ottengo, che descrive la mia traiettoria, è la variazione infinitesima dell'anomalia delfini pari a la variazione infinitesima del raggio fatto R per la tangente di beta. Questa è un'equazione differenziale. Se io voglio ottenere l'equazione di una traiettoria che possa andare bene per il disegno della mia pala, questa traiettoria deve soddisfare il vincolo lo posso ottenere integrando la relazione che ci siamo dichiarati, t, anomalia in corrispondenza di un certo raggio R, pari all'integrale da raggio R1, raggio al bordo d'ingresso del girante, fino al generico raggio R, di dr su r tangente di beta, dove beta è l'angolo formato dalla velocità relativa, cioè tra la tangente alla traiettoria e la direzione periferica. Io posso risolvere questo integrale se conosco la funzione come varia è beta in funzione di r. In realtà, come vi ripeto, noi quando arriveremo a tracciare la pala, quando si arriva a tracciare la pala, si conosce l'angolo d'ingresso e l'angolo di uscita che devono essere rispettati. Quindi per me andrà bene, tra virgolette, qualsiasi espressione beta in funzione di r a patto da rispettare la condizione beta calcolato
al raggio d'ingresso R1 deve essere pari a beta 1 g. Beta calcolato al raggio di uscita R2, cioè al bordo in pressione raggiante, deve essere pari all'angolo costruttivo della pala beta 2 g. L'angolo costruttivo, che tenendo conto del fattore di scorrimento della dimensione raggiante bla 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 bla, mi consente di ottenere un certo lavoro. Ad esempio, la cosa più semplice da fare è ipotizzare un andamento lineare di beta, quindi assumiamo un andamento di questo genere, che è beta uguale m per r più q, classico. Imponiamo che il raggio R1 beta sia pari all'angolo beta 1g, al raggio R2 beta sia pari a beta 2g e ci richiamiamo queste la funzione lineare beta in funzione del raggio con queste condizioni al contorno, la mettiamo qui dentro, qui espresso in gradi sessagesimali, io ve l'ho messa in radianti, e potete ricavarvi quella che è l'equazione della pala e poi lo la ricaverete per punti oppure con qualche altro sistema, e quindi potete andare a tracciare una pala. Questo è un metodo, ce ne sono altri, io vi riporto questo, ce ne sono altri più semplici, altri più complessi. Altra cosa da cui che dovremmo tenere in conto, adesso siamo per un po' più nella parte operativa, di cui dobbiamo tener conto, è che le pale, che normalmente sono, per queste macchine sono sempre realizzate in lamiera, sono sempre di spessore costante, un certo spessore S, le pale in realtà costruiscono un'ostruzione al flusso, ne abbiamo già discusso quando abbiamo trattato dell'ingresso ai condotti da uscita. Quindi in realtà facciamo il caso del bordo d'ingresso. Interrompiamo 5 minuti e poi riprendiamo la lezione da qui.